Ciao Napoli! Ciao! Credo in te, amico. Credo nel tuo sorriso. Finestra aperta nel tuo essere. Credo nel tuo sguardo, specchio della tua onestà. Credo nella tua mano, sempre tesa per dare. Credo nel tuo abbraccio, accoglienza sincera del tuo cuore. Credo nella tua parola, espressione di quel che ami e speri. Credo in te, amico, così semplicemente nell'eloquenza del silenzio. Queste parole, buonasera di nuovo Napoli, buonasera. Vanessa Incontrada. Ma cosa hai portato? Sapete? Ma che, perché ogni volta mi vede e mi mangio io. Ti piace mangiare, guarda qua. La mozzarella, se non la mangi a Napoli, cara. Perché non l'hai portata a nessuno, a me me la porti, scusa. Perché tu sei una buon gustaia, assaggia. Assaggio? Assaggia, non ti preoccupare, assaggia, non ti fa male. Vai. Io mi vergogno. Vai. Questa è la vera mozzarella. Ho capito, ma mangiarla in diretta la mozzarella a me non mi era mai successo. Allora, ci tenevo a dire, Gigi, che queste parole non sono mie, ovviamente sono di una poetessa australiana. Ci tenevo a fare questa poesia perché noi ci siamo conosciuti 3 anni fa, sì. Abbiamo fatto un programma che si chiamava 20 anni che siamo italiani. Oggi stiamo facendo un giorno che siamo napoletani. Che siamo napoletani. E da allora Gigi non è diventato solo un collega, per me è diventato un grande amico, perché in questi 3 anni sono successe delle cose anche nella vita, nella privato, no? E Gigi mi è stato molto vicino e da allora siamo diventati soci. Quindi Vanessa, io vorrei fare un applauso a Gigi per questa serata per lui importante. È impossibile non volerti bene, perché c'è la mozzarella ancora in bocca. Non ti preoccupare, stai benissimo. E visto che tu mi hai fatto il regalo, sì, di venire qui, sì, anche io voglio farti un regalo. Ah, bene, ti voglio dedicare una canzone. Cioè, è bello, per no? carità di Dio, però pensavo che eravamo andata avanti, cioè siccome abbiamo detto che abbiamo fatto 20 anni che siamo italiani, sì, abbiamo cantato insieme, pensavo che quello era già superato, no? No, proprio perché lì abbiamo cantato insieme, ho deciso di cantare da solo per dedicarti una canzone. Ah. No, ci sta, no, per carità di Dio. Però ascoltami, questa serata era anche per dirti, no, che questi 3 anni che non ci siamo visti, ci siamo sempre sentiti, sì, devo dirti che ho fatto anche dei cambiamenti, cioè ho voluto scoprire dei talenti che forse non mi erano venuti fuori ancora, capito? Ah, sì. E oltre cantare, io ho scoperto che mi piace suonare. Ma va? Quindi hai studiato musica? Sì, per 3 anni. Al conservatorio? No, alle medie. Ah, perché le medie mo le hai fatte adesso? Perché no, vabbè, le medie l'avevi fatte solo in Spagna. No, l'ho fatte e ho scoperto che mi piace suonare. Scusi, quale strumento hai imparato a suonare? Il flauto. Ma che bello. Il flauto è un bel... Il flauto è un suono dolcissimo. Ma scusa, abbiamo un flauto? C'è? Dammi. Come fanno adesso, a dire il nostro maestro? Quando ti capita più di suonare il flauto davanti a tutta questa platea meravigliosa? Penso che non mi capiterà mai questa cosa di suonare un flauto. Ti ho dato il flauto, vai. Sì, scusate, ma questo flauto è rotto. Come è rotto? Ci sono 8 buchi. E queste sono le note, mica se l'hanno mangiato i topi. Cioè, ho il flauto, capito, però il flauto... buchi, allora in Spagna è così, scusami, non è così il flauto. Vanessa, secondo me mi stai truffando. No, non ti sto truffando, scusami. Sai che facciamo allora? Siccome mi hai invitato, io ho portato il mio strumento, posso andarla a prendere? Meglio che prendi quello che tu hai usato. Guarda, dai, guarda, se tu mi dai retta... Così grande, che c'è? Un contrabbasso? Ma no, un contrabbasso no, ma figurati se c'è un contrabbasso. Aspetta. Perché non hai uno strumento? Quindi suoni anche il triangolo? Ma che meraviglia! Perché, scusate, non è uno strumento? Questo non è un percorso a 360 gradi, questo è un percorso a 180, perché il triangolo ne ha 180. Ma se tu gradi lo doppi diventa 360. Giusto, se lo suoni due volte, allora andiamo a pianoforte, diventano 160. Posso, cioè, ti metto qua, ti fa piacere fare questa cosa insieme? Assolutamente, okay. Dai, io comincio a suonare e tu... Vai, sei pronto? Va bene. Sì, scusami Gigi, non ti voglio interrompere, però per iniziare tu sai che bisogna dare le note, quindi non è che mi potete dare un la per iniziare. Date un la, Vanessa. La 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 la. Così è quando fanno i lavori a casa.
Ah no, è un la. La 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 la. È giusto, è la. Ok, vabbè. Dai. Sì, scusami Gigi, non è che ti ancora. Voglio interrompere ancora, però... No. Cioè, per suonare questo strumento, per essere anche un po' elegante, bisogna avere uno sgabello, cioè che posso giusto. Suonare così, anche con la mozzarella canta. Abbiamo uno sgabello. C'è uno sgabello, maestro, per caso? Ah, eccolo qua. Okay. Maestro, lei c'ha sempre tutto, eh. Tutto. Okay. Allora, aspetta, eh. Grazie, io grazie. Comincio, dai. Allora, aspetta, perché sti tacchi... Ho capito, scusami Gigi, ma non mi vedevate? Ero sotto il coso, almeno la testa, mi si vedeva la fronte. Vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Alza il sediolino, sì, dai. Va bene, alzo. Vai. Ma io comincio a suonare. Dai. Vanessa. Stavo alzando il seggiolino. Vanessa, senti, ti posso dire una cosa? Non è cosa tua. Lascia perdere con la musica. Abbiamo fatto tre puntate e hai capito, non era cosa. Torni qui a festeggiare i miei 30 anni e non hai capito che manca che cosa. La musica. No, tu sei un'attrice, perché tu insisti con la musica tu? Perché ce l'ho dentro, mi piace, la musica è una cosa bella, no? Credimi, non vale la pena. No, cosa hai detto, scusami? Non vale la pena. Tu sai che cosa ha detto, te lo ricordi che era la sigla della nostra certo. Del nostro programma? Certo. Ne hace falta Vanessa incontrata Gigi D'Alessio è la mia amica del cuore, il mio socio bello mio. Come ora, ora te la mangi anche tu la mozzarella, mozzarella. Ciao Napoli, maestro, un po' di mozzarella. Il coraggio che te non chiama ancora, sono la voce mi dà la strada io. Se tu non mi era mai scordato, che stasera dorisce nel caso chi, bentornati in diretta, cazzava ogni volta carice, si dispoglie sarraggio bella ancora, disponimi un song che la la. Casi torna brumietto cuore, tra tutto rindana se, e per colpe sti cosi per detta a te. Ma la conferenza si è pigliato tempo a ce l'avrei sparto a nare soltanto tu si tale quale a te voglio ancora che trieme paura si sta mindo scura lucana ma faccio mia prima scusa tanto saccio vai pazzo per me prima sulla doccia ma avrei sa faga. No, tanto saccio non è la verità, non ne ho vera carata ci sta. Io voglio stare sulla mente, siete meravigliosi. Sto aspettando soltanto di sapere se più tardi da posso avere a
tornare. Pronti? Avventura, so che sarà piuttosto dura, questo grande arcobaleno non può sciogliere un veleno che io dovrò bere insieme a te. Tu come stai? Io sto già male e tu lo sai che sarà uguale. Nella solitudine una vita nuova non è facile, non possiamo cancellare questo nostro grande amore, un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te e sa che la speranza non c'è, è un'abitudine per me, ma se piangi come faccio a orchestra, grazie. Grazie Gigi. Io ti devo ringraziare perché lei ha lasciato le prove, lei sarà la seconda donna dopo Laura, dopo la Pausini, a fare lo Stadio San Siro di Milano, quindi la data è il 13 luglio. Grazie. Alessandra sarà allo Stadio San Paolo per un mega concerto. Io ci ho comprato i biglietti. Sì, certo. Guarda che se non ti vedo ti cieco. Senti, vieni qua, ma sì, la canti vivere, vivere. Ah, beh, io mi aspetto tutto a San Siro. Sì, comunque questa c'è. Ma mi devi far di tutte le canzoni. No, dai, cantane una. Comunque andare, perché ferma non so stare. Ammazza. Hai visto? Vabbè, allora vi aspetto il 13 luglio, aspetto anche te. Io aspetto tutti. Andiamo tutti allo Stadio San Siro per il grande concerto di Alessandra Amoroso. Grazie, Gigi, ti voglio bene. Pure io, tu sai il bene che ti voglio. Grazie a tutti, buona serata. Mi raccomando, state votando al 45, votando, cioè donando al 45592, che è una cosa fondamentale ed importante. Allora, c'è una poesia che Edoardo De Filippo ha dedicato a suo figlio Luca e che raccoglie in pochi versi l'infinito amore che un padre prova per un figlio. La poesia fa così. Si te vega, ma vega. Si me vira, te vira. Si tu parli, c'è l'eca e chi stega son chi. Si te muove, ma muove. Si te sente, ma sente. Si me trova, te trova. Si me trova, si tu. Napoli!
Noi che balliamo intorno al bordo di un cratere, che conta accanto tutto il mondo non si vede. Gli occhi marroni su montagne senza neve, che se mi guardano poi non respiro bene. Da un po' io mi guardo allo specchio e vedo nel riflesso qualcosa di diverso, non ci sei più accanto. Ciò che fa bene lo lasciamo andare, e che il mio pianto sembra un temporale, prometto che io lo terrò lontano. Ti prego amore, non devi cambiare, le tue carezze fanno bene al cuore. Mi togli il fiato e non mi fai parlare, io chiamo da morire ma tu non lo sai. Il disordine è un mare di desideri, fai parte di quelli ma tu ancora non mi vedi. Entri nei miei sogni e dai dimmi che cosa vedi. Due cuori spezzati se uniti si fanno interi. Ogni bacio che mi dai la vita si allunga di un giorno, e sei per me il vento che fa respirare il mondo. E perché amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare, e che il mio pianto sembra un temporale, prometto che io lo terrò lontano. Ti prego amore, non devi cambiare, le tue carezze fanno bene al cuore. Mi togli il fiato e non mi fai ballare, io t'amo da morire ma tu non lo sai. Perché amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare, che il mio pianto sembra un temporale, prometto che io lo terrò lontano. Ti amo e non lo sai, io ti amo e non lo sai, io ti amo. Ciao! Com'è difficile. Sei contento? Mamma mia. Io ci ho impiegato 30 anni per arrivare qua. Per fare sti pochi chilometri, nemmeno. Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Non crescere più con maltezza, perché sennò vedi, già non ce la faccio più. Sono orgoglioso di te. Tu quando sei entrato ad Amici hai detto: non vorrei che tutti mi dicano ah, tu sei il figlio di Gigi D'Alessio. Io adesso ti posso dire che con tanto orgoglio vado in giro a dire sono il papà di LDA. Grazie. Tra l'altro io ci stavo pensando di fare questa volta, prima proprio dietro stavo pensando. In realtà sono stato pure quasi stupido, perché quando esiste un padre come te, in realtà quasi quasi vorrei essere tutta la vita il figlio di, quindi veramente, e lo penso sul serio. Vieni qua che mo ti faccio, ti voglio presentare, no, ho invitato la zia che non t'ha visto crescere, ma t'ha visto nascere. Signori, Mara Venier! Buonasera a tutti! Buonasera Napoli! Ma quanto siete emozionati tutti e due, io stavo lì. Io troppo. Ciao amore. Come stai? No, l'ha detta giusta papà, Non ti ho visto crescere, ma ti ho visto nascere. Cominciamo a salutare solo lui. Ciao, no, vabbè, lui, ma... Non hai detto che sono tua sorella? Tu sei mia sorella, è vero. Lei veramente è mia sorella. Mara Venier. Quella vera. È mia sorella, quella vera. Adesso io vi metterei seduti qua. Ecco, come vedete ho anche la cartellina da brava presentatrice. Allora Luca, devo dire, anzi guarda la metto qua, ma che me frega della cartellina. Allora, esatto. È vero che ti ho visto nascere, perché quando sei nato papà era in tournée, tanto per cambiare, in Australia, era lontano da te, e allora sono venuta io in ospedale il giorno che tu sei nato, ed eri bellissimo e lo sei ancora adesso. Grazie. Ma sei anche molto bravo,
Complimenti. Allora, ho delle domande da farvi, siete pronti? Prego, tutti, tutti per te. Ma vi rendete conto che Gigi è più emozionato di Luca? Vedi tu. Sembra, ma non è così. No, sono come, non sembra. Allora, prima domanda. Sì. Vale per tutti e due. Il primo ricordo che hai di Luca. Gigi, parti tu per primo. Poi è la stessa domanda per tutti e due. Il primo ricordo che ho di Luca, musicalmente parlando, è quando a un certo punto stavamo in macchina, stavamo lì, stavamo andando al centro, a Roma, e l'ho sentito cantare in macchina, da solo. Lui non mi ha mai detto nulla, mai. E poi quando siamo andati in sala di incisione, io ho fatto un provino di una canzone, si chiama Città Policinella. Qualche volta l'ho pubblicata anche sui social. E ho detto, canta sta canzone. Lui si è messo a cantare e l'ha cantata. Quindi io artisticamente, di Luca, ovviamente ho quel ricordo. Umanamente è normale, appena è nato. Poi quando sono arrivato dall'Australia, era veramente... ed è veramente bello. Poi ogni scarafone è bella mamma sua, però Luca è... Senti, ma tu ti ricordi come faceva la canzone che lui ti ha chiesto, fammela sentire? Come usare C? Ecco, non te lo ricordi più. Dai, fammela come sentire bello, un po'. Come bello. Allora, era così questo. È tutto è cominciato così. Sì, Gigi. Tutto è cominciato così. Allora, Luca, la domanda vale anche per te. Io ne ho troppi di ricordi, sai, è una domanda difficile. Ma non ce n'è uno che più ti viene uno in mente? Uno in particolare? Sì, uno che riguarda papà, ovviamente. E quando la prima cosa che ti viene in mente, immagino che siano tanti i ricordi, però più forte, quello più immediato, quello che parte dal cuore. Allora, paradossalmente, i viaggi in macchina dove stavamo solo io e lui. Ah, pure tu in macchina? Sì, insieme a lui, perché io andavo a vedere tutti i concerti, eccetera, eccetera. E quindi, sai, le chiacchierate, l'ascolto in macchina di canzoni, tutti i ricordi belli che c'ho qua. No, però lui diceva già da piccolo, io ho trovato un'intervista che ho fatto tempo fa da Bonolis, dove diceva, vedi questo bambino, lui aveva 2 anni, questo tra 15 anni sicuramente farà il musicista. Oh, l'ho detto 15 anni prima. È stata una cosa, perché ho già 2 anni quando si ama la musica, perché la musica non si fa per fare successo, la musica si deve fare perché si ama fare quello che si fa. D'accordissimo. Però penso, Gigi, che sia inevitabile tutto questo, perché Luca, lo vedi, lui ha il ricordo di te in macchina, no? Quando lui veniva con te ai concerti, per cui è inevitabile che anche Luca abbia cominciato ad amare la musica proprio attraverso questo. Allora, Luca, riparto da te. La cosa che ti fa più arrabbiare di tuo papà, ce l'avrà un difetto, perché no, è pieno di pregi questo uomo, vero? Però un difetto ce l'avrà. Uno ce l'ha. Un po' per malosino, ogni tanto, un po' per maloso. Dimmelo qua in orecchio. È un po' per maloso. Sei per maloso. Cioè, ma scusa, non mi basta. Cioè, su che? Su tutto. Su tutto. Devo parlare io? No, aspetta, adesso arrivi anche tu. Tu tipo non gli puoi dire, tipo no papà, questa cosa non l'hai cucinata bene, oppure sai, questa cosa non mi piace tanto, diventa una iena. Ah, diventa una iena. No, ma non è meglio esagerare, però sì. Cioè non solo si offende, diventi una iena. Eh sì, perché ci metto passione. E che fa quando diventa una iena? No, niente. Aspetta, e che fa quando diventa una iena? Non se pigli collera, proprio tanto. Collera? Sì, proprio tanto. Si piglia collera? Sì. Ci rimango male. Per tutti gli amici ascoltatori telespettatori da fuori Napoli. Guarda, allora, questa è la cosa che ti dà più fastidio, diciamo, insomma, che ti fa un po' arrabbiare? No, vabbè, arrabbiare no, però. No, arrabbiare no. Non mi fa tanto arrabbiare. E a te che cosa non ti va di Luca? Quando mi chiama, oi papà, oi Luca, tutto bene? Sì, tutto bene. Che stai facendo? Ok, vabbè, io dico, voglio stringere, lui fa, ti volevo dire, cioè non mi chiama mai per sapere solo una cosa, mi deve sempre dire qualche cosa. Dico, Luca, ti volevo dire, e mi dice qualche cosa di cui ha bisogno. Tipo? No, cose anche futili, cioè cose inutili. Ma cose... che ti chiede lui? Ah? Ma è carino che un figlio chieda a tuo no, padre? No, ti volevo dire per esempio, papà, mi posso andare a comprare, ho visto un giubbino, come piace? Dico, vabbè, vattela a comprare. Sei il papà più bello del mondo. Ciao. Cioè,
Io rimango qui. Non sempre, ultimamente no. No, adesso se li sta comprando lui, Giubino. Adesso ha comprato lui a me. Senti, Luca, allora papà tuo è conosciuto da tutti, ma secondo te qual è l'aspetto che noi, cioè che loro, che il pubblico non si aspetta da papà? Allora, in realtà papà è stato molto bravo, secondo me, perché si è fatto sempre conoscere per quello che è, per la persona che è, per l'uomo che è. Quindi in realtà tutti lo conosciamo benissimo, papà, quindi non saprei risponderti bene. Ma c'è un aspetto nascosto che magari il pubblico non sa? Ma no, assolutamente no. Credimi. È trasparente. Mamma mia, proprio l'acqua naturale, veramente. Senti, e di Luca? Ma guarda, devo dire che Luca si è fatto conoscere abbastanza. Hanno capito i sentimenti, i valori che ha. Al di là della musica, non sarò io a giudicarlo musicalmente. A me interessa che ho trasferito a loro dei valori importanti, a tutti i miei figli. Per adesso, chi ha capito ne sono quattro, perché Francesco è ancora piccolino, quindi dovrà ancora capire, ma già è sulla buona strada. Però devo dire che i figli miei sono educati, hanno un'educazione, ma soprattutto hanno una nobiltà d'animo importante. E questo è il regalo che potevo ricevere più bello dalla vita, perché... Allora, perché non è facile fare il genitore. Noi siamo qua in questa piazza meravigliosa con questo pubblico così caldo, così accogliente. Questa è una famiglia, Mara. Questa è una famiglia, non è un pubblico. Questa è una famiglia, è vero, ma è così emozionante dopo quello che abbiamo passato vedervi qua. Io veramente sono molto emozionata perché siamo di nuovo tutti insieme, ragazzi. Cioè c'è un abbraccio corale anche se siete lì. Ma noi lo sentiamo, noi che facciamo questo lavoro, ed è meraviglioso. Che cosa rappresenta Napoli per te, Gigi? Io la chiamo mamma. Mamma, hai detto tutto. Napoli è mia madre, quindi cioè, che gli vuoi dire? Posso dirti i nomi di tutti quelli che stanno qua questa sera. Questa è una famiglia che mi ha visto, siamo cresciuti insieme, abbiamo sofferto insieme, abbiamo gioito insieme. E questa sera stiamo veramente gioiendo in tanti. È vero. Bellissimo. Allora, per concludere, la stessa domanda, Gigi, che cosa auguri a Luca? Io auguro a Luca tutto quello che si può augurare a un figlio. Ciao! Ciao! Che si può augurare a un figlio? Innanzitutto ti auguro una lunga vita, rimani come sei, impara, cresci, è una cosa fondamentale. Quando puoi, aiuta sempre qualcuno. Come fai tu? E tu a papà, Luca? Ma questo ancora per tanto tempo, tanto tempo ancora. Tutto il bene di questo mondo, tutto l'amore, e anche tu resta sempre così, perché se non parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutti i miei fratelli, che se siamo così è grazie a te e grazie a mamma. Quindi veramente resta sempre così, sempre. Io dietro mi posso solo che benedire. Ciao Gigi. Io ti voglio un mondo di bene. Stato bello stare qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mia sorella. Mara venir. Ciao amore. Anzi, fa una cosa. Accompagnalo via. Tu, buon dai. Buon proseguimento di serata a tutti. Andiamo. Ciao. Guardate che devo fare tutto io qua. Pure la panchina già lo ha. Prego. Buonasera. Buonasera, grazie. Alessandro Ziani. Buonasera. Auguri. Grazie. Brava. Tantissimi auguri. Innanzitutto un grande saluto a tutti gli amici che stasera sono qui. È una cosa meravigliosa. Una marea di gente, guarda, veramente meravigliosa. Grazie. Salutiamo anche il pubblico di Rai 1 che stasera, ecco, vedrà, come già sta capitando, una serata meravigliosa. Una città come Napoli che è clamorosa per il comportamento, per quello che sta dimostrando in questi anni Napoli. Quindi Gigi, è una cartolina meravigliosa che stasera mandi veramente a tutto il mondo. Ma io ti voglio dire una cosa, Gigi. Vai.
cominciamo. Beh, penso che l'ultima volta che ci siamo visti a Piazza del Plebiscito, mi ricordo che con Gigi sempre ci siamo divertiti. Ricordo Gigi, dissi: Gigi, complimenti per il film che hai fatto, che si chiama Mille anni. Disse Gigi: no, si chiama Cent'anni. Ma a me pareva Mille anni, Caferne. Io, no, perché per il pubblico di Rai 1 è un napoletano stretto, ma consentitemelo, perché con Gigi. Allora, Gigi, veniamo a noi. Vai. Veniamo a noi. Gigi, tu hai scritto delle canzoni meravigliose. Grazie. Clamorose. Ultimo gettone. Beh. Una notte a telefono. Non riattaccare. E di me non ho messo il CD nella macchina. È asciuta. Non è al momento raggiungibile. E di me nel CD. Volevo scaricare i pezzi. Invece nel canzone è asciuta a bulettino telefono. Adesso ho capito perché dopo 30 anni sei sempre in forma, sei sempre in linea, Gigi! E che dire di quest'uomo che ha scritto le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà! Gigi, ma che ti hai fittato l'ombrellone a Siberio? Comunque anche venerdì di giugno non può che pioggia un po' stesse. Esatto, l'ha fatta, no? Però come vedi... Sempre alla grande, superi sempre tutto. Gigi, la canzone che mi piace di più è quella là che parlavi della spagnola. E tu dicevi, parlava poco italiano. Lei, ma perché tu? È sempre un'amica Alessandro Siani, devo dire la verità. Oh, tu mi chiamati, ma raccomando, come fai sempre, sfuttoma. Esatto. Io... Comunque Gigi, a parte questo, io veramente ti voglio dire una cosa. Tu hai cantato per i più grandi. Tu a New York hai fatto un concerto che è rimasto nella storia in America. Non a caso Gigi, bisogna dirlo, è uno dei pochi che è entrato nella classifica americana ai primi posti. Cioè stiamo parlando di un fenomeno internazionale. Ha cantato per Sylvester Stallone e Liza Minnelli, è vero Gigi, a New York, sei stato capace di suonare con la London Orchestra Symphony, chissà, cantato pure un matrimonio e Berlusconi. Però vi dico una cosa che nessuno sa, disse il presidente Berlusconi, disse Gigi, canta tutte le canzoni che vuoi tu, tranne non digli mai. Disse Gigi, ma perché presidente, Gigi, tu nella canzone dici siamo stati insieme a letto per un giorno intero. Et Berlusconi, ti tengo 86 anni. Lei ne tiene 35. Gigi, vaffanì che ci metto pensiero. Ma perché Gigi? Berlusconi con tutto il piacere, ma mica è Ben Affleck e Jennifer Lopez. Giusto. Che hanno fatto il contratto... La sai che devono fare l'amore minimo 3 volte a settimana, l'hanno contrattualizzato. Quando l'ha saputo mia mamma, ha detto a mio padre, et Raffaele, non ti dico di fare un contratto, ma ogni tanto almeno una cavarra. Giusto. Un acconto, Gigi. Un anticipo. Pure a tanto mese. Pure a poca volta. Comunque, veramente sono contento, Gigi, di quello che hai fatto. Tu hai cantato per tutti e per... Tu hai fatto una canzone che si chiamava Posto Rannare. È vero? Vero. Una canzone meravigliosa che è dedicata ai tuoi fan. Sì. Poi hai cantato Anna Re. Sì. Per tutti gli innamorati. Poi hai cantato per quelli che soffrono d'amore Anna si sposo. Sì. E poi per tutti quelli che ce l'hanno con te Anna morì. Quindi hai fatto tutta. Comunque Gigi, innanzitutto complimenti a tutta l'orchestra, al maestro Pennino che veramente è un mostro sacro. Allora voi non ci crederete, ma ci siamo solo sentiti per telefono. Sì. Io non so niente. Lui non poteva venire a fare le prove e non sa a dove arrivò. Ma ti porto io, Gigi. In 30 anni tutto quello che è successo è incredibile. Perché 30 anni della tua musica sono anche 30 anni della nostra storia, di quello che è successo in questo paese. In questa piazza, mi ricordo, a Piazza del Plebiscito c'erano le automobili, adesso non ci sono più. Il lungomare si è liberato. Cioè, è una Napoli che è completamente diversa. Cioè, ieri ho sentito che però vogliono togliere i panni stesi. No, i panni stesi. Che Gigi, ma con tutti i problemi che c'è stanno, pure che i problemi sono i panni stesi. Il problema, Gigi, sai qual è?
è che se continuano così con il gas, con la benzina, va a finire che la gente non tiene nemmeno i soldi per pagare bollette e l'acqua, e quindi i panni non ne può lavare. Quello è il problema che si devono fare i nostri politici. Giusto. Gigi, ma stanno... Ma dei prezzi... Ma 30 anni fa c'erano le spiagge libere, Gigi. Oggi è tutto privatizzato. Un ombrellone! 80 euro! E dove te lo metto? Rinda macchina, mi porta a casa! Io mia! È tutto cambiato. 30 anni fa non si sentivano le cose. Oggi niente di meno ci sta il Covid coi pipistrelli, il vaiolo delle scimmie. Stamattina si è svegliato qua l'amico catarra. Ha detto tampone non mi faccio, non dica prima. Ma quante? Ma tu ma hai fatto 30 anni per festeggiare, vedere tanta gente insieme. Ma sto Covid, ma quante varianti tiene? Non fornisce mai. Niente di meno questo Covid. Ma questo Covid, ma io, ma qua, ma sto Covid niente di meno ha delle varianti incredibili. O Covid è diventato come l'iPhone, esce sempre un modello nuovo. Ho sentito uno che diceva, ma tu che ne ho Delta, ma che se porti giù sto te, mi tengo Omicron 5, hai fatto pure l'aggiornamento del Qatar. E allora, ma io... È la verità, purtroppo è la verità. Gigi, ma la gente non sa niente, arrivano delle notizie confuse. Ho beccato due ragazzi, uno che diceva, frate... Eri Bolzano. Frate... Proprio Bolzano. Sì, Bolzano a mare. Frate, l'aereo non lo prendo più. Ma com'è, non vedi più l'aereo? No, non lo prendo più. Perché si dice che Covid entra nelle vie... Aeree, chi l'ha ancora più scemo? Non ne ho vero. Il lancio piatto sul treno e sarà stata una coincidenza. E allora, grazie. Allora, Gigi, io ti ho portato un regalo in questi 30 anni incredibili, ecco. Delle cose che hai fatto. Ecco qua. Ecco qua. No. Allora, guardate in 30 anni, Gigi, come è cambiato. Guardate, tenere l'attaccatura dei capelli che parte dal ditone del piede. Io non lo so. Io guardate adesso come sta bella, perché si è sistemata. Allora, io vedete, guardate la foto come sta. Ha già parato un reb. Guardate come sta qua. E guardate qua, l'ha già parata. Io. Allora io dico una cosa. Pensate, Gigi, l'umiltà 30 anni fa attaccava i manifesti, Gigi. Vero, questo l'ho attaccato io, lo attaccavo io questo qua. Non c'erano le agenzie, non c'era chi credeva, ci ho creduto da solo. Però fu un evento anche questo, nel 97, il 7 giugno, Stadio San Paolo, che oggi non si chiama più Stadio San Paolo. Pensate amici miei che con Gigi io abitavo più o meno nella zona abbastanza vicina allo stadio, e quando Gigi fece lo spettacolo io mi affacciai al balcone, vidi le luci, senti questa voce meravigliosa, ero contento due volte: uno perché un artista napoletano era riuscito in qualcosa di incredibile, e anche perché poi non avevo pagato un biglietto, ma lo stadio prima si chiamava Stadio San Paolo. Sì. Oggi lo stadio si chiama Diego Armando Maradona. Io, beh, Diego Armando Maradona, ecco, vorrei dire una cosa, Gigi. Diego Armando Maradona è diventato famoso nel mondo per tantissime gesta straordinarie calcistiche, ma anche per due cose, per le sue punizioni. C'erano due che mi sono rimasti impresse. Una punizione del 1985 contro la Juve, fece un gol Maradona strepitoso, e un'altra punizione fu nel 2001 quando Maradona diede l'addio al calcio. E per chi ama il calcio, non vedere più Maradona sui campi di gioco significava veramente avere una punizione. Maradona è stato grande perché non giocava a pallone, ma giocava col pallone.
lo accarezzava. Maradona, Maradona il pallone lo accarezzava e lo portava. Ci abbiamo Lorenzo lì, eh. E lo portava Maradona. Capitano, alzati, dai. Emilio, allora come ti sei alzato? Sono partito dei fuochi d'artificio. Oppure perché quando si parla di Maradona, dal cielo ci sta festeggiando. Ma la grandezza... Io parlo durante i fuochi perché è bello, perché è una festa. Diego è ancora amato tanto perché è riuscito in una cosa incredibile. La nostra città, Gigi, era proprio il pallone, perché lui ci portava dove nessuno poteva mai arrivare, lassù, e noi eravamo felici, perché noi napoletani là sopra non c'eravamo mai state prima risse. Vabbè. Tu hai scritto, Gigi, una canzone per una Diego? Canzone. No, io ho scritto una canzone per me. Ah. Io scrissi nel 2013 una canzone per me, poi ho incontrato lui per altre cose, e gliel'ho fatta ascoltare. Mentre l'ascoltava questa canzone, lui si è messo a piangere, ha detto: ma come, hai scritto la mia vita? Dico: no, in verità ho scritto la mia, ma io mi vedo troppo in questa canzone. Questa è la canzone che tu hai, questa canzone che tu hai scritto parla proprio della mia vita. Io stasera insieme a te volessi cantare. Sto qui con te. Stai qua, vai. E si tornasse a nascere in uscigliesse a te, volesse na tu cuore non chi sta in pietà a me, non consumasse il tempo che ci persa a te pensare, e poi non ti cercasse perché non ci stesse niente a ci trovare. Si tornasse a nascere, io sapessi già chi mi regala bene e chi si può rubare. Sta vita mi servisse solamente per imparare, e si tornasse a nascere sapessi ad un messa più sbagliato. Niente volesse non tenere niente, pa' fare che facesse sta gente, che parla e non dice mai niente, ma piglia soltanto e mai niente tra nessuno. Giorno, volesse morire per un giorno, pa' fare che mi sta sempre attorno, pa' sapere se mi gira le spalle o ci sta con corona. Che c'è per me. E si tornasse a nascere, mamma mo stessa qua, e tutto chi li vase, mo mi tornasse a da, volesse che la casa solamente per guardare. La luna che si trucca e poi si specchia in tu mare sta città. Niente, volesse non tenere niente, fa fare che facesse sta gente, che parla e non dice mai niente, ma piglia soltanto e mai niente tra nessuno. Giorno, volesse morire con un giorno, va fare chi mi sta sempre attorno, va sapere se mi gira le spalle
poi c'è sta qualcuno che ci agna per me. Sì, ma dorme, mo già saccio che manchi in dei suoni, c'è sta la verità. E cucino ne voglio puntare, perché a roba c'è un male ma fa vita. Ma si torna a venire da volte, fammi nascere altro sondanato, porto pure a me ma cresciuto. E ci m'ha fatto piangere assai, non mi faccio fare. Alessandro Siani! Grazie! Forza Napoli! Beh, ci sono veramente tante belle canzoni d'amore, dove si soffre, dove si sta bene. Quest'amico mio ne ha scritta una veramente molto molto bella. Fa così. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito te ne stai già andando. Dici tanto ormai per te non piango più, fallo te. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Tu che ne sai che cosa sono e non si può. Te ne vai, io fossi niente, come fossi te. Te ne vai, più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito già te ne stai andando. Dici tanto ormai per te non piango più, fallo te. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Tu non hai mai pianto, sai che cosa sono e non si può. Te ne freghi tanto. Cosa vuoi? Cosa stai cercando? No, non è mai, non è noi. Ti rinnamorerai a marzo. Oh, 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 oh. Il 16 marzo. Oh, 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 oh. Il 16 marzo. Achille Lauro. Anche se il microfono non ha funzionato. Proviamo il microfono. One, two, three. Ah, che meraviglia, visto? Vabbè, siamo in diretta. Queste cose possono succedere. Vieni a Ma avete visto quando lui si veste in borghese? Cioè, com'è bello, eh? È più bello quando si veste in borghese, no? Grazie, troppo gentile, dottore, troppo gentile. Beh, mi hai portato qualcosa, qualche omaggio dalla tua città, niente. Beh, visto che mi sono vestito in borghese un po' da Gigi, esatto. Direi che è il caso che devo ricambiare con qualcosa, Gigi. Dottore? Ah, è il tuo momento. Mi sento Achille Lauro. Mi hai laureato in questo abbastanza momento. Ok, ma ti faccio dire che faccio. Sei pronto, maestro? Vai. Uh!
che giornata di sole che c'è, in città si soffre, che caldo che fa, aria condizionata nel traffico che c'è, meno sudato arriverò da te. Com'è? Poi prepara tutto che al mare si va, la tua pelle mira, tra un po' si farà, un ritmo cubano, la radio suona già, è tutto programmato, senti va. Signore e signori! Quando è stanotte c'è un senso, buon amore, buon amore, lo chiedo da te di corazon, buon amore, buon amore, a piedi nudi in ginocchio, a bailar, a bailar, guarda la noce chi se va sta, buon amore, buon amore, se tu metti le sedoi mi vita, ti tendo il corso del mio amor, ti te regalo da pietra luna, c'è porti la vera buscà, quando è stanotte c'è un senso, buon amore, buon amore, lo chiedo da te di corazon. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Grazie a te Achille per essere stato qui. Grandissimo applauso a Gigi D'Alessio. Grazie Achille Lauro. Aspetta, ma me lo tolgo il giubbino, sennò altrimenti canto tutte le canzoni. Ah. Vogliamo fare un applauso a questa meravigliosa orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino? Comunque, c'ho due coristi in più, scusate, questa sera, perché oltre ai miei coristi, mi dovete scusare, ma ho invitato qui a Dostan. Gigi. Eccomi. Gigi, scusaci. Dove Gigi, siete? Siamo qua. Nella tua orchestra, Gigi. Di qua, Gigi. Ma era tutto pieno. Solo Stefano De Martino e Andrea De Logu. Solo posti in piedi sono rimasti. Gigi, neanche un pass. Solo posti in piedi sono rimasti. Gli unici posti che abbiamo trovato. Ciao! Ciao! E che ci facete qua? Volevamo vederti. Allora, stanno facendo sei bellissimo, lo stanno facendo a me. Sfogatevi. Stanno facendo sei bellissimi. Io mi metto qua e guardo voi due che siete bellissimi. Ti volevamo venire a vedere, ma non c'erano più biglietti. E allora abbiamo trovato due posti in piedi in mezzo all'orchestra. Ah, hai capito? Però abbiamo visto tutto da dietro. Ah, bene. E devo dire che sei meglio davanti, no? Certo. Ma non è vero, ma guarda che va. Siamo venuti qua a imparare. Dobbiamo prendere ad apprendere. Ah, scusa, pensavo prenderlo e portarlo nei nostri eventi, no? Ma allora, anzi, siamo venuti qui per invitarti ufficialmente quest'estate. Dove, Andrea? Team Summer Hits. Bravissima. Segnate tutti questo nome. Ti invitiamo ufficialmente. Noi partiamo il 30 giugno nelle migliori piazze italiane, Piazza del Popolo, Porto Piccolo e Rimini. Vieni. Quindi tu, Gigi? Vieni? Assolutamente. Non potresti dire di no. Ormai siamo qua. Davanti a tutti. Dico a lei. Certo. A te ti posso pure dire. Allora lei è la prima volta che mi invita al Team Summer Hits. Gigi, io sono venuta qua, io solo con te ho fatto l'invito. Ma si vede in televisione? Certo, secondo me si vede su Rai 2 in prima serata, vero Ste? Certo, in prima serata, quindi non potete perdervelo. Noi adesso ti lasciamo. Okay. Siccome tu sei l'anima di questo concerto e noi siamo stati il coro, anima e coro. Tanim jacuzzi. Ciao! Stefano De Martino e Andrea De Logu. Gigi D'Alessio! Gigi, ti amo! Cioè, ti aspettiamo! Scusa, mi sono sbagliata. Allora, per chi viene a Napoli, c'è un posto
uno o arriva con l'aereo o arriva con la macchina, a pochi metri da piazza Carlo III c'è una piazza dedicata ad Edoardo De Filippo, perché lì c'è il Teatro San Ferdinando, che proprio Edoardo comprò dopo che era stato distrutto durante la guerra. Lo ristrutturò completamente a spese sue e lo fece diventare il cuore del teatro napoletano. Quel teatro è famoso in tutto il mondo, perché le commedie di Edoardo ancora oggi vengono rappresentate in tutto il mondo. Il San Ferdinando era la grande famiglia degli attori napoletani, e qui stasera con me c'è uno dei suoi figli, forse il più talentuoso, e si chiama Vincenzo Salemme. Buonasera, buonasera, Madonna, che meraviglia. Ma che defilate di fa, mamma mia. No, è tutto una cifattina. Tu hai detto un figlio, ma Edoardo in realtà un figlio ce l'aveva e si chiamava Luca, e lo voglio ricordare perché Luca non c'è più dal 2015, e siccome era figlio di un padre enorme, allora uno se lo dimentica, invece è stato un grande attore ed ha fatto un gesto che voglio ricordare qui stasera perché una platea così ampia e magnifica. Il Teatro San Ferdinando di cui ha parlato Gigi è stato donato da Luca De Filippo al comune di Napoli. Questo per dimostrare la generosità di quel grandissimo attore a cui devo tantissimo. Perché devo tanto a Edoardo, ma tanto anche a Luca. Complimenti. Tu sei ma una che persona combinato. Meravigliosa. Io voglio fare teatro con tutta sta gente. E qual è? Vieni e rimane. Cioè, è pazzesco. Vieni pure rimane. No, perché la musica, hai capito, arriva fino alla Basci, ma il teatro, io già so curto, alla Basci, chi mi vede? Mi vede nessuno, hai capito? Tu sei grande. Tu che vieni proprio da quella tradizione teatrale, che cos'è la comicità? Guarda, la comicità si dice sempre che è un segreto, eccetera. Io dico che è comico una cosa banale, tutto quello che fa ridere. Sai qual è il problema della comicità? Che lo capisci solo dopo. Quando un pubblico ride e capite che hai fatto una cosa comica. In realtà tu non dovresti mai forzare la comicità. Sai che diceva Edoardo a proposito di Edoardo? Una volta mi disse, mentre facevamo le prove di uno spettacolo, io ero un ragazzino, avevo 20 anni, manco cominciai a dire la prima battuta, lui mi fermò e mi dice: Salè, volete fuoco comico? Dico no, perché? Se voi volete fuoco comico e volete far ridere la gente non ride, perché ci segue da fuori Napoli. Se voi volete forzare il pubblico a ridere, il pubblico non ride, perché il pubblico è dispettoso. Non bisogna mai forzare, bisogna fare le cose senza il comico, cioè non si deve rendere conto di essere comico. Io faccio ridere senza volerlo, per dire, capito? Questo è il problema. Tu fai ridere senza volere, magari senza che può essere un'offesa. Può essere un'offesa. Esatto. Per esempio tu mi vuoi dire qualcosa, vuoi qualche esempio? Vuole essere un esempio, esatto. Un esempio di comicità. Ora è chiaro che qua non possiamo fare teatro, come ho detto, però voglio fare una cosa di avanspettacolo, che c'era in un mio spettacolo, che si chiamava La gente vuole ridere, però ho bisogno di un amico che la faceva con me. Siamo stati tanti anni insieme, ma è un po' che non lavoriamo. È un amico lo tuo, ma che fa l'attore. Vabbè, lui è convinto che fa l'attore, ma facciamoglielo... Vabbè, ma facciamoglielo credere, pare brutto, c'è sta. Vabbè, ma che presentazione? Uno uccide chi le caga i bombe, chi lo... Ma calato, chi lo curto cuore? Ma parliamo proprio di roba... Parliamo, ho capito, ma mi serve, giusto perché, capite? Si se dovete... Se dovete presentare, presentate bene, che schifo di presentazione è questo? Maurizio, vieni qua! Maurizio Casagrande! Maurizio Casagrande, ma fa schifo come presentazione! Vieni qua! Eccomi qua! Adesso io! È uno schifo di presentazione, posso dire! Ma perché scusa, tu fai la stupidezza? Ma perché tu fai un cantante, Gigi? Sì, mi c'è la verità. Diciamoci le cose come stanno. Cioè, ma non ho capito. È un piacere. Ma come stai vestito? No, sai perché? Io ho un terrore. Che Vincenzo, devi sapere che tanti anni fa facevamo uno spettacolo, appunto La gente vuole ridere, e non mi avvisò che avrebbe fatto un nuovo personaggio. Questo personaggio teneva uno stuzzicadente in bocca. Magari stanno dopo? No. Non lo steccadente. Oh, salve. Mi sugo lo steccadente perché non fumo più. Succiate per non fumare, mi sugo lo steccadente. Vabbè, che schifo, mamma mia, prego. Cioè. Tu fumi? No, io sì, purtroppo fumo ancora, però vorrei smettere. E non ce la fai? E non riesco a smettere, no. Provo con questo. Ma che schifo! Ma tu ho zucca chissà tu l'altro. Eh già, non è consumata, ma che impressione. No, ho zuccato solo questo lato qua. Vabbè, ma solo zucchi lei, no, grazie, no, che schifo. Buonasera. Buonasera. Io sono di casa, a Piacenza. A Piacenza? A Piacenza di Palazzo Reale, a Piacenza, però te pacca pacca di Palazzo Reale. Alle adiacenze, in adiacenza, cioè... Tengo una casa nel giardino di,
del giardino di Palazzo Reale. Una casa nel giardino di Palazzo, com'è possibile? Abusiva. Abusiva? Abusiva, abusiva. 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 No, abusiva. Abusiva. E che ho detto? No, che così sembra una cosa da niente. Cioè, fatto una perché casa ho cominciato con la cuccia del cane. Sì. E poi fatta ingrandito. Ha ingrandito la cuccia e piano piano è diventata una... Avete mangiato? Avete mangiato? Io mi sono fatto una... Io mi sono fatto un pasto e fagioli. Ah, ma sì? Mia moglie è una cuoca. Mia moglie è una cuoca. È brava. Oh. Hai presente Tonino Cannavacciuola? Cucina come lui? No, è tale quale a lui. Ah, somiglia. Sì. Che schifo. Cioè, scusi, infatti, ma non per Tonino. Dico, lei quando mi fa la carezza dice la carezza in un pugno. Ogni carezza mi sbatte questa dentro. Signora che deve essere. Mi ha fatto un pasto e fagioli. Un pasto e fagioli che fa davanti il re. Pasta e fagioli? Con le patate. Pasta e fagioli con un le patate? Pasta e fagioli con le patate che fai davanti a lì. Ma perché si mangia pasta e fagioli con le patate? Non l'hai mangiato? No, taggia farlo. Voi l'avete mangiato, musica? Mi voglio di provarlo, ma stanno bene insieme? Io e mia moglie, sì. Sono 25 anni che abbiamo sposato. Ma come importi come state con vostra moglie? Mia moglie... Mi fate male con questo mia modello. Mia moglie ha il suo perché. Avrà il suo perché? E qua che perché ha? Quando una vera dice, ma perché? Ma perché te l'hai pigliata a questo? Vabbè, immagino, ma dico ma... Comunque, guarda, cucino i pasta e fagioli con le patate. Questo voglio sapere, fagioli e patate insieme stanno bene. Io e mia moglie? Ma da volte, con sua moglie! Siamo sposati a 25 anni. Non so, abbiamo non fatto pure l'anniversario di Rame. Di Rame? Che suo è l'anniversario? 25 anni. E 25 anni, argento. E non te ne hai preso. Hanno fatto di Rame. Per risparmiare, che schifo. Ma comunque un pasto e fagioli con le patate. È questo che mi interessa. Pasto e fagioli. Non dite insieme a vostra moglie perché veramente ci pigliamo collora. Dico, veramente si possono mangiare pasto e fagioli e le patate insieme? Non lo so. Insieme patate e fagioli? Non lo so. Come io non mangio lo so? Il pasto e fagioli con le patate. Il pasto e fagioli con le patate. E non, però non stanno insieme. Mia moglie fa i pasto e fagioli. Sì. Poi leva i fagioli e mette il patate. Secondo non riesce a capire. Non capire, perché fa questa cosa, Gigi? Perché dici che così i fagioli non fanno aria nella pancia. E per forza, non ci stanno. E fa angolo, fa angole lasagne. Anco. Angole lasagne. Anche le lasagne. E fa che gnocco. Il lasagna. Fa il lasagna. Come fa? Leva il lasagna. E mette gnocco. Una psicopatica. Questo era solo un piccolo gioco. Era un piccolo scherzo. Vincenzo Salemme. E Maurizio Casagrande. Grazie, grazie. Speriamo di avervi divertito. Gigi, ma a proposito di teatro, perché Napoli è davvero una fucina teatrale, perché sì, ci sono tutti, c'è musica, teatro, spettacolo, varietà, ma soprattutto anche la sceneggiata, che è un genere forse che appartiene davvero solo a questa città, e tu credo che debba molto a Io questa Io debbo tanto. Anzi, fate una cosa, lasciatemi solo con lui, andate bene. Faccio parlare, dai. Che faccio parlare? Ci ha cacciato tutte e due. Pure a me. Andate, giusto? Andate. Lui che ti ha cacciato pure a te. Andate. Ci dobbiamo andare? Sì. Ci ha cacciato pure. Ma chi sei proprio un fotente? Ma chiuso? Vedi, ma cantava. No, ma c'è su, lui ce l'ha cacciato proprio. Ma due capite lì? Cantate, ci ho voluto pure a fargli auguri. Ma io andate. Scusa, dai, arrivati. Ci sono a fare un cazzo a fagioli che fa. Buonasera. Arrivati. Ciao. La mia storia, tutto è cominciato così. Stasera da Giari c'era una cosa, ma andavo a giocare tutte cose, si marrò, una fase fuori. Pietro sempre in una canzone, come per 50 anni ci ho battito, e quando fu tragito mi arrivò, canto questa canzone, può capire, se io ero veramente fascinato. Tanto tu da sei diverso.
nel 2005 l'ultima volta l'ho cantata con tuo padre. Stasera l'abbiamo cantata io, tu e lui. L'abbiamo cantata in tre. Grazie a Francesco Merola. Va che tu sì. Beh, grande Merola, grande Merola. Abbiamo parlato di teatro e allora ricordiamo che in questi giorni si sta svolgendo il Campania Teatro Festival, un festival teatrale internazionale. Andate a teatro, venite ai concerti, riprendiamoci gli spazi della cultura, che è una cosa importante. Mi raccomando, state chiamando, mandando il messaggio al 45592, perché è una cosa fondamentale questa. Vedete la meraviglia della musica, questa canzone ha dato una svolta alla mia vita, ma per farvi capire come è facile passare da un mondo, sono passati 30 anni, pensate, da Mario Merola a Luchè. Napoli. Mi sembrava come lontano, via da ogni singola bugia, solo noi, da quella paura che non vuole mai di soffrire di nuovo da capo. E se ora annego nella mia pazzia è perché io vivevo per lei quei discorsi sulla gelosia. E ricordi che bagnano gli occhi, se questo amore non lo voglio, no. Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia, mi senti come cadere giù dall'universo, in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia. Devi saper dire ho amato e saper dire ho perso come me. Come me. Na na na, na na na, na na na. Mi parlava con malinconia, piano piano, terrò viva la nostra magia. Se lo vuoi, mi disse che nessuno merita di soffrire di nuovo da capo e che non me lo permetterà mai di morire lontana da me. Io continuavo a stringerla via, ma dentro urlavo ti amo. Se questo è amore, non lo voglio più. Io che non avevo mai piangere per colpa mia, mi senti come cadere giù dall'universo, in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia. Devi saper dire ho amato e saper dire ho perso. Luchè a Piazza del Plebiscito a Napoli, nella sua Napoli. Grazie Gigi, sono emozionato, grazie Napoli, vi amo veramente. Sì, facciamo il finale. Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia, mi senti come cadere giù dall'universo. Na na na, na na na. Grazie amico mio, grazie, in bocca Gigi al lupo per il tuo tour. Prego. Milano, Roma, Napoli già sold out. Grazie. Alla grande. Napoli, grazie, a presto. Grazie Luchè. Grazie a te, grazie. Questa è una terra stupenda, non finirò mai di ringraziare di essere nato qui, davanti a questo mare. E se spingi lo sguardo ancora un po' più là, puoi scoprire la bellezza di un'isola come Procida. Quest'anno è anche capitale italiana della cultura. Ci sono le sue strade, i pescatori, le case di tutti i colori, panorami mozzafiato, e sono molto orgoglioso che quest'anno Procida
sia stata scelta come capitale italiana della cultura. Io a Procida ci vado spesso, è da lì che mi incanto a guardare Napoli dall'altra parte, e pensate che da lì è nata questa canzone. Un re, una regina, partette una fora, venette un ca. Fui una festa per fuori qualcuno, non so che bandiera per tutta la città. Ma Saniella portai in un papà, ma regina voleva mangiare. Fui a cussica con l'acqua e la farina, un bello aglione facette incantare. Poco dai la bandiera e colore, pensai in un momento, ricetta in maestà. Mo ci mette due pummarulelle, custa mozzarella e una fronna resta. Poi un forno voletta appiccià, due minuti e pa' faccia assaggia. Che la pizza mandai a Parigina, piccio margherita la vetta di ammar. Pronti! Tu racconti la tavola, facciamo una ricca, non legge la storia in sta bella tavola. Tu racconti la tavola, facciamo una ricca, non legge la storia in sta bella città. E qui si parla anche di San Gennaro. Gennarina Pozzuoli cresceva, parlava che gente sul fante Gesù, ma c'è steva chi non ci credeva, e New York di settembre voletta affrontare, controllava la niente può fa, ma sapeva che Dio stava là, e a così imbarabise saglietto, io me su di mano sapete fermare. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante, ma tutta sta gente era il grande Totò. E contento morì in povertà, fa aiutare tanta gente a campare. Chi lo principe ricchi in dovore, ma quando all'riccia ha saputo buttare. Un altro napoletano. Una notte per imbarca sul rientro in un mare elegante vestito di blu, sotto un cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo uno cantò, una voce cantava per me, non vedevo nessuno perché era il canto del grande Caruso che il mare l'aveva tenuto per sé. E ha cucito ma ti sta a suonare, due parole s'ha visto inventare, sta canzone che è scritta sul riente, oramai tutto pugna da sapere cantare. Napoli, tu racconta la Napoli, facciamo una nemica, non legge la storia sta bella. Adesso andiamo in pubblicità, continuate a seguire questa festa perché noi continuiamo la festa su Rai Play.
si sentiva fuori. Una a me te vena dosse e fuma come te piace a papà porto ricchino in coppa un asio per pazzia si troppo bella non cagna tu si un pietro in sta città ma raccomando mi venuta a innamorare. Vediamo se questa ve la ricordate. Ora che la c'è fatti male, ma sento un creatura che non ha avuto niente sotto la di Natale, perché poi scompare, ti sento mie si scala, ma quando era la morte, fa la morte, non sei tu. Tremo, quando da vicino, solo si cammina quella ragazzina all'improvviso. Te desidero pure quando ricano parla solo la mia mente mentre il cuore lo imbala io ma che può parlare come si femmina meglio la femmina lo sarò viaggio. Da forse capirà, la mia mente perderà, non serve a niente, si sa già, cuore vince e vola. Vediamo se questa ve la ricordate. Quando mi vuoi, mi raggiungi a basso prezzo, 20.000 per pagarti quel tassi. Ci può mettere mezz'ora, perché ho amore vicina sanità. Stai sempre a Napoli. Se lo farai, troverai una spiegazione, o capi perché è diverso insieme a me. Io che forse parlo male, tu hai fornuta poco l'università. Che differenza c'è? Eh sì, sia rumena. Si ci piace le canzoni. Quando sono napoletano si va a sciare con mamma ma chi è papà? Rindevi che sti quartieri a dove non esiste a scuola non c'è raso manco solo ma c'è scena con rocca e guaglione sti quartieri si ti mettere a favore non c'è vorna assai non ara perché sono diversa te sono troppo bella e so che pure sì. Da 15 anni fa di già, ma che se non scusa, ma si può comodo già viene, ti devono sa che bene, e stasera mi trattengo che guaglione mi è già sanità.
che la guida va bene, pure un coppo motorino, ma se fa una camminata saggiarete insieme a te. Uai, capotato! Sai un meno tu facessi una volta ma ritardo so che la pure si è fatta casa già una ramana mi si nasce una fa già tutti si rivelasse su cuore e me gagna fa. Siamo ritornati in onda! Sto vestito che non c'è sto dietro, ma che ne trucca! Ma come chiora coppa sta città, pure sto cielo ci va a fare sta. Mo temporale però fa paura a chi sta a aspettare. Pronti, si va avanti, siamo in onda, eh! Domanda ancora una volta, per ridere là fuori se la gente ci sta. Quando ha biglietto nudo, tremando in tuo cuore, volesse sapere. Però mi tengo vicino, forse perché mi va bene. Rispondo non ti preoccupare. Non fumo scende colore, con moi ogni cosa che sta attorno a me. Se va più forte paura, ma prima canzone va sempre così. E strilla con un secondo, pure sta voce con moi. Volesse tenere a mamma. Scendo a fine a Nare, quando a Guaglione hanno fatto scusa, come si fragile è mezzo fa, a tutti quanti volesse abbracciare, quando si mettono a chiagnere, e mentre guardo non faccio capire, che spezza voce una lacrima. Pianoforte amico mio, mo che stanca voce mia, non venno d'assai difficile. No, non mi fa per niente cantare, fammi stare a poco a casa. Nemmeno allora stasera ci voglio lasciare. Andiamo ancora avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ricordatevi il 45592. Vamos! La festa continua. Stefani! Molto piacere, sono Enzo Giorgi. Mi voglio una carutera, una vau. Parlano male di Enzo Giorgi. Passo da cronache di Napoli a Roma e la 2000. Mio quartiere mi ha salvato la vita, fra non avevo una linea. Adesso fa più euro il Covid che la malavita. Ti ricordi quando tu ridevi di vero? L'ultimo della classe mo sono cresca. Diciamo che parata sta buono con niente. Yam, yam. Tenima musica e simbo contento. Guarda che c'è Maradona nella fantasia dei ragazzini della periferia. Dalle favelas fino a casa mia. Ci vedo aiuto, cresciuto in piazza Vigna. Alla fine guagliuna, guagliuna, guagliuna suona l'inferno. O sole va a dormire per se scelta. Guagliuna, guagliuna, che nasce una mano sbaglia. Ma chi ha nuttato sembra da massa. Quindi c'è una fatica, da chiedere ne era mamma, proprio pigliava scu. Facevo musica, ma solo per passione, soli senza mi fermare, nessuno neve. E mo mi trovo essere un idolo, devi che era scazzo.
Meno compagni c'è un nemico ma ci sono abituati. Quando la gente dice che sono fortunati, le rispondo che la fortuna uccide per chi non c'ha tua. C'è chi si salva e c'è chi scappa, cerca il futuro. Brrrra. Passo la guardia, colpisco e basta. Quello che ho, sì. Sta vita sbrana, l'ha detto mamma. Metti la testa a posto, so coi guai di un'istrada. La parola di tutti. Guagliuna, guagliuna, guagliuna suona in libertà. O solo va tu viva se scelta. Guagliuna, guagliuna, che nasce una mano sbaglia. Perché a nuotate se va da bassa. Proprio tutto quando vanno sbaglia. Brrrra. E perché sto cangoppo in matite c'è sta una gomma per cancellare. Worldwide in TV che scura chi sti guagliuna. No, ma non ce l'ho! Ma in tuo cuore chi sti guagliuna. Ma in nessuno sti vi che scura c'è parlo. Guagliuna, guagliuna, guagliuna suona in libertà. Come fa? O solo a tu mi per se scelta. Guagliuna, guagliuna, che nasce la mano sbaglia. Ma in chiaro il tanto sembra da bassa. Ivan Granatino, Samurai J, Enzo Long e Lele Blade. Guagliuna, guagliuna, che nasce la mano sbaglia. Ma in chiaro il tanto sembra da bassa. Grazie. Continua la festa. Vamos. Ci vediamo tra un po', non scappare. Non scappare. Vai Max, vai. Poco italiano diceva te gusta la Spagna. Gigi! Valentino! Paris del Sud, due diamanti blu, con quei passi tu di un'altra TV, India, Coca e Ru, sole scotta come sabbia di qua giù. Giro palma formentere di pizza, rotolando per cercare le tue risa, ascoltando come suona il corazon, butto giù della sangria con un mechadon. La tua luce che riflette dall'alto, quando suono nel vasto, mi ripeto da chi ha, mi domandi che passa e la mia mente si intasa. Come tra due città va fino a fuori casa, in un attimo la voce tua non è lontana, devo dalla tua fontana clap come Tropicana. Ti porterò sul lungomare e poi vedrà la gente al mio concerto che mi acclama, con le mani in aria. Tutti! Pensame si è te come suena il corazon. Yo esta noche quiero solo una emoción. Un'emoción! Sembrava un angelo dagli occhi teneri. Chiedeva un attimo da mille brividi. Pensame si è te come suena il corazon. E come suena il corazon? Il suo sorriso nelle labbra mi fermò. E mi fermò! Non era un angelo, sì, sì. Ma forse un diavolo. Cuore, con lei si bruciò. Poi Clementino. E nessa notte bailando un ricordo che dico. Iena, una fiamma che si accende in via della partenza. E le pupille fanno specchi al sole, mentre ritrovo tutte le parole. Un anello di sabbia che diventa suolo, e io resto solo ai confini del mondo. Il tempo consuma le cose più belle, e cosa rimane? Cielo senza stelle, il mio volto adesso guarda il mare. Voglio capire se qui si sta bene, ed è tutto sempre così strano, come un vaso per più al contrario. Io che vivo i ricordi della città, in un piccolo senza la libertà. Pensa quando l'estate poi arriverà, e il mio fuoco con lei brucerà. Si sente come suena il corazon. E come suena il corazon. Io esta noche quiero solo una emoción. Napoli! Sembrava un angelo, dagli occhi teneri. Chiedeva un attimo da mille brividi. Pensa e siente come suena il corazon. E come suena il corazon. Il suo sorriso nelle labbra mi fermò. Sono qui. G.
buongiorno, ci rinnovano il buono buongiorno, buongiorno, mi piace il mio rio, vogliono un buono buongiorno, oggi sento bene dall'aria, c'è che c'è pensiero lontano, proprio combatto tutto il mondo, c'è un marito, perché non vedo il gesù, mi manda fantasia. Se non dormo mai ti racconterò un sogno. Ora che mi guai lo sai sono solo un ricordo. Non ritorno giù. Se tu tieni bisogno sto caldo senti dire tu non me la sa. Questo mare cavolo Luca con la bocca sale. Buongiorno Mari, buongiorno Mari, buongiorno a te notte, buongiorno Mari. Buongiorno trovo nelle torri o nemica, chi della casa e posta mezza vi. Buongiorno alla buonanima Mara non ami. Buongiorno pure Alexa Mario non ami. Correre le suola, l'obiettivo era valore a chi non trova tuoni. A ci decise ma fa strada con dialette, ma tavola che rosso pure una vola sassette. Cosa fa? Che infine in casa sono università. La gente giudico che sordo vanno con l'età. Si non si ma rimane un uomo menato. Vuoi essere magistrato, dottore, avvocato. Buongiorno a chi te ne capa spostare. Buongiorno a chi non può più pazziare. A chi cerca prima chi te non male. Già sapere sempre rola da tua. Chi fa una vita sbandata che fa di capi con capere. Non ti senta sta tavola che se ne va la frate. Ma fa chiamurale ma con tutte vanno a nuota. E chi va penso non sa, ti può più creare. Buongiorno a chi va la mattina non uscire. Buongiorno a chi già sotto con facile non credere. Voglio un suono nato simile, buonissimo e simile. Ricciore dei canzoni mi ha la popa si identifica. Faccia da buona pure giusto che non pic. Non è cine libro ma perfeziona la mira. Mi ha chiesto perché studia uno come me fatica. Perché capi prima amore che valore che principio. Buongiorno buon amore. Anche con me non ci sei più. Ti dedico una canzone da ascoltare se sei giù. Buongiorno alla città che porto con me un par. E anche se sono lontano il mio cuore Clementino, Samurai J, LDA, Lele Blade, MV Killa e Vale Lambo. Ci vediamo domani, tanto ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao! Questo viaggio lungo 30 anni è stato un viaggio stupendo, fatto di canzoni, di luoghi, di volti e soprattutto di tutti voi e dell'amore che mi avete dato. E voglio salutarvi con la canzone più bella che ha raccontato questa città. Questa canzone la cantiamo insieme, è una canzone, è la canzone del più grande di tutti. Accendete tutti i telefoni. Napoli è mille colori.
Napoli è mille paure. Napoli è voce di creatura che sai di andare e tu sai che non si su. Napoli è lo solo amare, Napoli è adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta giorno. Meraviglia. Napoli è una camminata vinde vica mezza all'aria. Napoli è tutto un suono e asamo tutto un ma non so una verità. Napoli è mille guru, Napoli è mille paura, Napoli è nu sola ma adore mare. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Napoli è una camminata vinte vica mezza all'altra. Napoli è mille colore. Grazie Pino, grazie Napoli. Vorrei ringraziare, per me rimane il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, Claudio Fasulo, la Friends and Partner, Arcobaleno, la GGT. Che dire, è stata una serata meravigliosa. Spero siate stati bene tutti. Vedervi, spero che torniate col sorriso a casa. Bisogna sempre rilanciare Napoli, questa città meravigliosa. Grazie Napoli, ma grazie a voi. Voi che siete la mia forza, il tutto, la mia gioia che mi avete portato voi qua, non sono stato io a portare voi qua. Grazie, grazie a Rai 1, ciao! Io sarò anche domani qua, anche domani, non in televisione, solo per la mia città. Grazie mille, buona vita a tutti, buon ritorno a casa. Mua! Ringrazio il regista Tuccio Forzano, gli autori Sergio Rubino, Paola Vedani, Giovanna Salvatori, Martino Clericetti, Simone De Rosa, il maestro, l'orchestra meravigliosa, Adriano Pennino, tutti i tecnici, tutti i fonici, grazie mille, vi amo, buon ritorno a casa, ciao!